Signori, benvenuti su Kei Noisy Boy. Oggi è il 31 dicembre 2021, l'ultimo giorno dell'anno. Spero abbiate passato delle buone feste, soprattutto in famiglia. Non come me, chiuso in una cella da circa 8 giorni. Per chi si fosse perso qualcosa, sono risultato positivo al Covid circa 2 giorni prima di Natale, costringendomi a rispettare tutte le norme e ovviamente ad auto-isolarmi per un pochino di tempo. Sarò libero circa il 4 di gennaio. Auguri anche a voi. Tralasciando ciò, oggi ho seguito il vostro consiglio. Ho voluto realizzare questo video per racchiudere i momenti più belli del 2021. Un po' come se fosse un recap generale di quello che abbiamo vissuto insieme. Perché grazie al vostro sostegno siamo riusciti a realizzare tutto ciò. E quando dico questo, significa i vostri like, i vostri commenti, le vostre visualizzazioni, le vostre condivisioni. Questo ci aiuta a crescere e questo ci aiuta a creare contenuti. Senza questa base è difficile. È tipo un motore di una macchina. Più vai avanti, più fai contenuti, più puoi intrattenere. Non perdiamo altro tempo, andiamo in postazione e vediamo i migliori video realizzati quest'anno e li commentiamo insieme. Sarà anche emozionante rileggere alcuni commenti e rivedere alcuni video che non mi ricordo neanche. Let's go. Come primo video della compilation direi di andare a vedere quello del Tenere, che ormai non mi ricordo neanche più. Project 01. Yamaha Tenere 660 è uno dei più fighi secondo me progetti, ragazzi, sono straorgoglioso perché è cambiato da così a così. Andiamo a rivederlo. Location del video: Mottarone, la zona sopra Varese, sul Lago Maggiore. Cazzo, mi manca guidare il Tenere. Amaro, figlio! Diamo i commenti. Senza parole, che bella! Splendido video, ottimo lavoro, scelta di colori top. Raga, questo progetto mi è piaciuto troppo, io sono stracontento. Questo un anno fa. Andiamo a vedere un po' più recente, passiamo a... attenzione! Le armi pesanti! Questa, signori, ha scritto la storia del mio canale, posso dirlo con certezza, ed è per questo motivo che non la venderò mai. MT-09 2.0, qua passiamo dallo stato viola con i cerchi... gialli fluo ignoranti, ha uno stato elegante, pulito, raffinato, con le ruote a raggi alpina bianche e la carrozzeria azzurro ghiaccio. Sempre robe cinematografiche, madonna. Sound design top. Qui ricordo l'esperienza passata quando l'ho presentata viola. Casco personalizzato da Michelangelo. Saluto, ciao Michi. Da piangere. Cioè, guardate bene le sospensioni. Guarda. Mamma mia, ragazzi. Ancora prima che mettessi gli Onis, queste erano le situazioni originali. Ecco, tornassi indietro. Siccome tanti di voi quando mi incontrano dal vivo dicono: cazzo, ma il colore non è come nel video. E certo che non lo è, perché purtroppo abbiamo fatto la scelta di fare il video in notturna per fare qualcosa di diverso. Solo che non rendono i colori, ma zero, ragazzi, ma proprio non è così la 09. Molto più saturo il colore, molto più carico e molto più figo anche. Sicuramente chi è venuto al motosalone lo sa. Nella mia personale classifica di YouTube Italia Motori sei in cima. Grazie Luca Francia. Ma passiamo alla terza. Ah, bello questo. Video di presentazione della Trident a Monza. Questo è un altro progetto strafigo di cui sono straorgoglioso. Che brutta da originale! Posso dirlo adesso che l'ho personalizzata ed è molto più figa? Una cosa che detesto... sono gli specchietti. Bello però questo progetto, il 12 marzo l'abbiamo lanciato. Incredibile perché per la prima volta casa madre, Triumph, ha creduto in noi, ha creduto nel progetto Noisy Style, l'abbiamo personalizzato, abbiamo raccontato tutte le vicende. Passiamo poi... ah, no! Cosa ho saltato, raga? Mamma mia, cosa ho saltato! Uno dei progetti più importanti del 2021. Febbraio 2021, ancora prima di da Trident. Cioè, questo video di presentazione è top.
Mamma mia. Cioè, ma che cos'è? Ma cos'è? Non ci credo, raga, non ci credo. Il bello di questo video che nasce dal fatto che 3 anni fa io mi sono immaginato un MV Agusta, ho detto, la voglio presentare con una musica classica, La Traviata. Figa, ce l'ha fatta! Bellissimo. Ah! Mamma mia! Mamma mia. Pubblicità. Dai! Vi faccio notare la camminata con i due Ghisa di Milano. Cioè, in Piazza della Scala. Devastante. Tutto nasce in realtà da una multa che ho preso. 60 euro di multa perché ho portato l'F3 a spinta in Piazza della Scala che non potevo. Pagando la multa ho chiesto se potevano entrare nel far parte del video. Questo è il risultato. Mi viene da piangere perché è pazzo. Guarda, ce l'ho qui, guarda che bella. Guardala! Evoluta 800, nome nato da me e Matteo Grazzi, mio amico e fotografo, durante un aperitivo, sorseggiando del buon vino rosso, abbiamo detto, la chiameremo Evoluta 800. Fine. Così è stato. 10 mesi fa. Man mano, tra l'altro, vi invito a guardare il cambiamento anche di qualità, l'upgrade continuo delle riprese, del montaggio. È molto importante, ci tengo. Ah, cazzo, questo bellissimo, ragazzi. Cioè, di questi sono veramente orgoglioso perché siamo riusciti a collaborare con un'azienda importante e stimata in tutto il mondo come Rizoma. Anche loro grazie perché ha creduto in noi e questo è il risultato. Cioè, guardate l'azienda di Rizoma com'è. Considerate che quella porta è la porta ufficiale dell'entrata e si entra con l'impronta digitale dei dipendenti. Non male. Guardate le riprese come sono cambiate. La qualità è diversa. Mamma che gas. Qua scansione 3D del pezzo per lo studio di Rizoma. Progettazione del modello in 3D e poi prototipazione ufficiale. Mamma mia, che spettacolo. Skippando un pochino. Cioè, mamma mia, signore. Mamma mia. Orgoglio italiano. Mi viene da piangere. Devastante, devastante, non ci posso ancora credere, devastante. Boom, chiudi gli specchi. Ah, santo Dio. Ma andando avanti, senza che iniziamo a piangere. Ah, devastante, devastante. Questo non è un video emozionale, però mi ricordo che mi ha lasciato sconvolto. Quando ho tolto DB Killer all'F3, con lo scarico alto. Col vecchio display, questa è la vecchia F3. Porca puttana! No, raga, ho avuto voglia di andare in moto, cazzo! Non vedo l'ora. C'è anche il sole, tra l'altro. E non posso uscire! Ve lo giuro su Dio, togliamo il DB Killer allo scarico tra uscite. Voglio tornare così. Che adesso non li ho ancora tolti perché ho detto, no, dai, non voglio girare da ignorante, voglio fare quello giusto, corretto con il DB Killer. No! Fanculo! Una supercar. Cioè, non esiste un motore che simuli così bene uno scarico di un'auto. Mamma mia, pazzesco. Andiamo avanti. Questo video importantissimo del Mugello, dove siamo andati con la vecchia F3 e la nuova F3, che sarebbe stata poi la mia attuale, in pista al Mugello, le abbiamo confrontate. Vorrei che fosse sempre domenica. Non ci truccazzo. Altro momento clou del 2021, qualche mese fa, parentesi, notate anche il livello di storytelling e di riprese, presentazione ufficiale Trident R. Palese estate. Team Limone.
Cazzo, che caso! Cioè, cosa vuol dire? Questi sono i video che mi piacciono, cazzo! Boom, baby! L'urlo che avete appena sentito è di Peachy, nonché aiutante, facente parte del team di riprese, che mi aiuta sempre, ragazzi. Peachy, insieme a Teo, a Gabri, Matteo Cancia, tutti fanno parte di un team che ogni volta mi aiutano per fare le figate che vedete. Anche perché, sennò come cazzo farei a riprendermi, scusatemi. Mamma mia! Qui ovviamente oltre proprio il progetto in sé che è stata una rivoluzione, perché è stata la nostra prima moto verniciata fatta da Dio in carrozzeria, con la modellazione di alcune carene, casco in pandan, guardatelo qua che figo. Tutto coordinato, tutto che ha un senso. Che c'è troppo da sballo, cazzo. Da sballo. Ma a parte ciò, continuiamo con la presentazione di Evoluta 800, penultimo step dell'anno. Scusatemi. Progetto dedicato al Motosalone 2022 e dedicato a Milano, nonché alla nostra zona dove abitiamo, zona nord, Porta Nuova. Tant'è che c'è anche uno skyline lungo così sul codino. Tantissimi di voi l'hanno visto al salone. Cioè, qua Tony Stark, spostati per cortesia, sto arrivando. Mamma mia, sti slow motion così, raga. Io veramente ho bisogno di 8 mutande e 18 fazzolette. Mamma mia. Noisy style, qua, il motosalone. Cioè, sembra l'intro di un film della Marvel. Commovente. Mamma mia. No, fermalo, che parte pubblicità. A parte il mezzo unico, ha raggiunto una qualità video assurda. Ragazzi, c'è stato un upgrade, cioè, violentissimo all'interno di questo video. Ormai abbiamo attrezzature da 10.000 euro. Cioè, se sommi il corpo macchina, gli obiettivi, lo stabilizzatore, cioè, roba esagerata, costosissimi. Mamma mia. Per il resto, l'ultimo video che rappresenta quest'anno, mostruoso. Cioè, noi siamo partiti con l'idea di personalizzare le nostre moto. E abbiamo raccontato il progetto 09 Tenere. Personalizzare le vostre, perché abbiamo visto che comunque c'era un feedback clamoroso e tanti volevano fare le personalizzazioni. E boom, siamo partiti con il primo progetto di Marco su un Kawasaki. Il nostro primo cliente. Eccolo. Marco. Questo è stato il nostro primo progetto sulla vostra base, sulla vostra moto. Da questo step, cioè, sono partite una marea di richieste di personalizzazione. Tant'è che abbiamo deciso poi di fare la nostra fiera, per non andare ad EICMA, che era un delirio e non si sapeva se andasse bene oppure no con il fatto del Covid. Abbiamo detto, facciamone uno noi, prendiamo un nostro stand, prendiamo un nostro spazio e facciamo un salone, il fuori salone delle moto. E boom, cioè, per concludere l'anno in bellezza. 3 giorni di salone per presentarvi i nostri migliori progetti. Nella mia cucina. Fatti quest'anno. Chi è venuto a trovarci lo sa. Evoluta, Trident. Oh. Progetto spoiler, che ne parleremo. Rusty Lady, bastarda. E qua la marea di gente, raga, che è passata a trovarci. Grazie ragazzi, grazie a voi che ci guardate e che ci sostenete sempre. Bravi. Poppy! Questo è il cane di Matteo. Quest'anno le novità sono qua, non a EICMA. Ciao ragazzi, un abbraccio. Tutto, perfetto. Tutto qua montaggio epico di Peachy. Kawasaki Zetone Panther top, con questa pellicola camouflage. Ah, Dennis che viene a trovarmi. Sto pisello, figa. Andateli a scrivere subito in direct. Fai un video con Noisy, perché finalmente è tornato in moto dopo l'incidente che ha fatto. Figa,
sono passati 6 mesi, adesso non so bene quanti, e noi non ci vedevamo prima del motostannone da 2 anni e mezzo. Pazzesco. Vuoi un bene dell'anima, ho cazzo. Un anno che non lo vedo. Ah, top! Ma top! Cosa è venuto in mente, raga? Siamo finiti al TGR. Mi sto mettendo a piangere, porca puttana. Cioè, sapete qual è il fatto che veramente mi lascia perplesso? Ci lascia perplesso, parlo anche per Matteo. È che effettivamente tutto ciò è nato da 2 persone. Noi Z-Style siamo io e Matteo. Cioè, che ci facciamo un mazzo così tutti i giorni per fare le figate, per raccontare i progetti. È stato veramente un anno complesso. Dietro questa figura che vedete sempre alla fine sorridente, perché è giusto anche così, siete qua per divertirvi, sono qua per intrattenervi soprattutto, ma tolto questa parte di soddisfazioni, di progetti, cioè è dietro una persona con dei sentimenti come voi, come tu che mi stai guardando in questo momento dal tuo schermo del telefono o da PC. Io sono una persona come te, vulnerabile come te, ho delle emozioni. Non è sempre facile. Su Instagram è tutto filtrato, ricordatevelo. Le persone che sorridono sempre sono le prime che hanno i problemi. Ovvio che, ripeto, siamo qua per trattenere, per intrattenere e non per annoiare. Quindi è nostro compito trasmettervi anche positività. Però ricordatevi che c'è sempre tanto lavoro dietro, non è semplice, non è superficiale niente di quello che vedete. Dietro la mia figura c'è sempre un team di riprese, di montatori, di persone che alla fine sostengono anche me stesso, la mia persona, perché amici in primis, oltre a essere collaboratori, ti sostengono, sono qui che credono in te, nel tuo progetto. Quindi questo video si conclude come? Con il ringraziamento di tutti gli amici, di tutte le persone che mi sono al mio fianco, che sono al mio fianco per dare il meglio, dalla mia ragazza, ai miei genitori, a Gabriele, a Matteo, all'altro Matteo e l'altro Matteo ancora, che ce ne sono 3 di Matteo, a mio cugino, a tutti. Starei qua all'infinito a nominarli tutti per ringraziarli, ma sarebbe inutile, perché loro lo sanno. Quindi il consiglio che vi do a chi, insomma, è interessato al nostro percorso e ci segue, ci manda anche il proprio curriculum per lavorare con noi, dico: credeteci fino in fondo, investite nel vostro tempo, nella vostra cultura, leggete, documentatevi e provateci. Non abbiamo nessuna competenza in più di voi per fare quello che abbiamo fatto, ci abbiamo solo creduto in più di voi. O più di altri. Mi piace questa parte di mentore. Sto impazzendo. Tante cose da raccontarvi. Mi piacerebbe veramente fare un video dove poter parlare tranquillamente con una videocamera. Ma questo video lo voglio concludere dicendovi che l'importanza di tutti i progetti non è solo il risultato, ma il percorso. Perlomeno io ho questa mia filosofia. Mi piace di più viverlo che concluderlo, che raggiungere la vetta. È più bella, no? Il più bello è il percorso. Con tutte le difficoltà, tutte i pianti isterici, le urla e le grida, le madonne che partono ogni volta, però è quello il bello. E se tutto ciò esiste ed è possibile, perché ho delle persone che mi stimano e mi aiutano e credono in me. Sto diventando prolisso, vero? Non saprei come concludere questo video se non con un grazie. Non posso dire altro. È stata un'esperienza fantastica e sono sicuro che il 2022 vi stupiremo ancora di più. Sono sicuro perché ci sono dei pronostici veramente importanti. Sarà difficilissimo realizzarli, ma come ho detto prima, il bello non è quello che vai a raggiungere, ma bensì il percorso, il come lo fai. Spero di tornare in sella presto, perché non ne posso più, e soprattutto di uscire da qua. Il 4 di gennaio probabilmente finirò la quarantena. Tantissimi auguri di buon anno. Se vi è piaciuto il video, condividetelo, lasciate un bel like, commentate, fatemi sapere qual è il vostro video preferito dell'anno qua sotto nei commenti. E sì, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao ragazzi, un abbraccio da Noisy. Woo!